Ciao a tutti, vediamo quanto ho consumato quest'anno e quanto ho speso di energia elettrica, visto che casa mia va tutta ad energia elettrica. Ok, facciamo prima un piccolo riepilogo, no, degli altri anni, che nel 2017-2018 ho speso 620,42 euro per un totale di 4.198 kWh. Mentre nel 2018-2019 ho speso 555,84 euro per un consumo di 3.523 kWh. Nel 2020, l'anno scorso, ho speso 695,43 euro con un consumo di 4.223 kWh. Quest'anno, da gennaio del 2021 a dicembre del 2021, ho speso 618,09 euro con un consumo di 4.501 kWh. Allora, se avete notato anche voi, ho consumato molto di più, però ho speso meno di certi altri anni. Questo perché praticamente quest'anno avevo un bonus sociale più alto, che è di circa 217,13 euro, no? Che mi sono state scalate, e quindi in totale non era 618,09 che dovrei aver pagato, ma in totale avrebbe fatto 835,22 euro con i kilowatt consumati, 4.501. Però ho pagato di meno perché ho avuto questi bonus sociali che erano quest'anno di più di quelli dell'anno scorso. C'è da calcolare inoltre che ho consumato di più perché quest'anno è stato un inverno molto più freddo degli altri anni, che ve ne ho già parlato negli altri video. Infatti gennaio, febbraio, marzo, aprile sono stati molto freddi e ve ne sarete accorti anche voi che abbiamo riscaldato tutti quanti molto in quest'anno, no, del 2021. Ecco. Inoltre, da ottobre vi ho detto che praticamente ho iniziato a scaldare con la pompa di calore, con il condizionatore che vedete qua alle mie spalle. Quindi ottobre-novembre ho consumato 200 kW in meno in confronto degli altri mesi. Potete vedere sempre i consumi e i costi mese per mese nei video che io faccio. Ogni mese vi faccio i video e li vedete questi nella playlist dei costi e i consumi. Bene, ricordatevi sempre che casa mia è isolata termicamente all'interno, va tutta ad energia elettrica e quindi ha il fotovoltaico che mi dà l'energia elettrica. Quindi i consumi, tutte queste cose qua, il fotovoltaico e il cappotto interno che ho autocostruito io da solo, ecco, mi hanno fatto arrivare a questi consumi. E praticamente non solo riscaldo la casa, ma faccio da mangiare, cucino, perché è a zero emissioni, quindi non ha la bolletta del gas, ha solo la bolletta della luce. E tutte le altre cose che si fanno comunemente, io le faccio con l'energia elettrica. Ecco, questi sono i costi e i consumi del 2021, quindi siamo su 618 euro, se non ci fossero bonus, sugli 835, che è comunque una cifra più bassa di quando io avevo una casa che non era coibentata e che aveva anche il gas, e quindi avevo due bollette e pagavo molto molto di più all'anno. Vi lascio però adesso alle bollette, così le potete vedere una per una di tutto quest'anno. Spero che il video vi sia stato utile e di aiuto. Ciao a tutti!